Una buona serata dal Tantam Notizie di Imperia TV da Andrea Pomati. Per il 2014 non è previsto alcun nuovo ridimensionamento della Agnesi Imperia, ma per il 2015 non c'è alcuna certezza a dichiararlo. È stato Angelo Colussi in persona che questa mattina è stato ricevuto in Comune Imperia per una riunione con il sindaco e con Confindustria. Colussi ha poi puntato il dito contro la classe dirigente che negli anni scorsi è stata protagonista, a suo dire, di tante promesse poi non mantenute. Vediamo. Dottor Colussi, qual è il futuro della Agnesi qui ad Imperia? Sì, ragazzi, il futuro si costruisce giorno per giorno, lavorando bene nei territori. Noi sapete che c'è una situazione di crisi in atto generale, in particolare nella pasta che ha perso, non so, 20 punti di prezzo negli ultimi 3 anni. Voi sapete che c'è un mercato calato, una concorrenza spietata del sud dell'Italia con finanziamenti a fondo perduto dati dall'Italia. Noi faremo tutto quello possibile per sviluppare ancora questo marchio, specie all'estero, però potete sapere che la situazione non, cioè le marche in Italia, i prodotti si vendono sui prodotti a prezzo, si vendono soltanto i prodotti a discount, cioè questa è una realtà che è sempre più frequente. Cioè. Sono ipotizzabili ulteriori ridimensionamenti, quindi non sono una fantasia. Guardi, noi facciamo dei piani, cerchiamo di rispettarli, abbiamo qui il direttore personale, per il momento non c'è nessun piano di nessun tipo, cioè, evidentemente, però non esistono però garanzie a vita purtroppo. Noi in Italia siamo troppo abituati che un dipendente entra a lavorare in un'azienda e ci sta 50 anni. Io sono contento quando questo avviene, però è un fenomeno che riguarda la Liguria come la Lumbria, come qualsiasi regione. Uno, dobbiamo lavorare tutti insieme per ottenere un risultato, però non c'è più una garanzia. Neanche lo Stato, si andrà in fallimento, figuriamoci le aziende private, non si, le garanzie sono sulla base di come si riesce a lavorare bene per fare le cose. Cosa avete chiesto al comune come punti su cui ragionare? Ma al Comune abbiamo parlato così delle prospettive future, così, di possibili così, soluzioni anche alternative, sono così, argomenti vari che sono. È giusto confrontarsi, abbiamo trovato una grande disponibilità, una grande apertura. Appunto per creare le condizioni economiche per sviluppare l'attività. Questo è stato molto interessante. Lei ha fatto una critica alla classe dirigente del passato? Assolutamente sì, perché mi hanno sempre chiamato qua solo quando c'era bisogno di soldi. È sempre stato un ospite sgradito, sei sempre stato. E solo quando c'era bisogno di chiedere qualcosa. Promesse non mantenute? Ma cioè, assolutamente sì, assolutamente, ma neanche la considerazione per il valore dell'industria, insomma, assolutamente. Io mi rendo conto che in gran parte d'Italia gli industriali sono sempre stati considerati quelli che rubavano in chiesa, ma insomma, qui sono stati sfruttati e basta, insomma, tant'è che non ce ne sono rimasti molto, molto pochi, bisogna farsi delle domande perché sono comparsi in industria. Guardando in Italia, una critica agli aiuti andati al sud, a volte anche ad aziende straniere. Ah, assolutamente, dobbiamo, gli investimenti per lo sviluppo delle imprese vanno finalizzati meglio, insomma, non si possono dare, cioè, in settori maturi come quello della pasta, dare vantaggi così importanti, dell'ordine di decine di milioni di euro, anche ad aziende a capitale totalmente straniero, è una follia. Insomma. Ecco, per chiudere, quando è che si potrà fare il punto per guardare al futuro? Il futuro guardiamo tutti i minuti noi, cerchiamo di. Io anche in questi giorni sono stato in Indonesia, sono stato in India, oramai riesco ad andare in India in 48 ore, voglio vedere quanti ci riescono, appunto per lo scopo di promuovere sviluppi, alleanze, eccetera. Però bisogna costruirsi giorno per giorno, cioè, vedremo nei prossimi mesi cosa saremo in grado di intavolare con il nostro sindaco. E sempre per quello che riguarda il pastificio Agnesi di Imperia, il sindaco Carlo Capacci questa mattina ha ribadito che la permanenza dello stabilimento sul territorio è la condizione base per discutere di qualunque altro progetto. Ascoltiamo quindi il primo cittadino e anche il commento del presidente di Confindustria Imperia, Alessandro Bocchio. Signor sindaco, quali le considerazioni al termine di questo incontro? Dunque, abbiamo parlato un'ora con Angelo Colussi, che è il proprietario del gruppo Colussi, che ha voluto metterci la faccia. Infatti poi è stato qua anche rilasciato delle dichiarazioni che ritengo abbastanza significative. Comunque, io voglio parlare del futuro. L'amministrazione comunale ha richiesto al gruppo Colussi la permanenza del marchio Agnesi ad Imperia.
non ci sono state prospettate al momento chiusure dello stabilimento a breve. Certo che bisogna considerare il fatto che c'è una crisi in atto e che stiamo vivendo, e quindi la proprietà si riserva ancora di stabilire i piani industriali del 2015. Io in passato, nei giorni scorsi, ho dichiarato sul giornale che le destinazioni urbanistiche del gruppo, delle aree del gruppo Colussi su Imperia saranno strettamente legate alla salvaguardia dell'occupazione. Questo è stato ribadito, ma il concetto è stato ben capito. Infatti si è iniziato a discutere anche di possibili alternative, di eventuali delocalizzazioni future, sempre comunque sul territorio comunale di Imperia e sempre comunque salvaguardando l'occupazione, perché questa sarà la condizione che è la condizione che pone l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale che è disponibile, comunque pronta a lavorare ad ogni richiesta che sarà presentata dallo stabilimento, dal gruppo Colussi, per agevolare le loro attività imprenditoriali, perché è giusto che se un imprenditore vuole investire, vuole portare lavoro, produrre su un territorio di una comunità, è giusto che questa comunità dia le risposte in tempi brevi. Come detto, la permanenza su Imperia sarà il punto di partenza su cui discutere. Quello è evidente, se non c'è quello è il presupposto di tutti i ragionamenti, altrimenti se viene a cadere quel presupposto non ci sarà alcun tipo di ragionamento, però mi sembra che questo sia stato confermato, che la presenza del marchio Agnesi rimarrà sul territorio del Comune di Imperia. Presidente, allora, al termine di questo incontro, quali le sue valutazioni? Ma le valutazioni sono sicuramente positive. È chiaro che il momento è difficile, e purtroppo sta toccando anche il settore dell'alimentare. Evidentemente il gruppo Colussi e particolarmente il gruppo Agnesi sta subendo purtroppo delle fette di mercato e le sta perdendo. Quindi evidentemente ci sono dei ragionamenti da fare, che quest'oggi si è dato la possibilità di partire, di fare delle considerazioni che nei prossimi mesi porteremo avanti. Poi dipenderà molto anche dal mercato, che ahimè è quello che pregiudica questa situazione. Importante è che ci si sia seduti a un tavolo, che in qualche modo, per poter ragionare anche per un'eventuale ristrutturazione aziendale, che a mio avviso è importante, soprattutto per la salvaguardia dei posti di lavoro. Ecco, dalla parte vostra, degli industriali, quale deve essere la parte pubblica? Ma la parte pubblica indubbiamente è quella di dare delle indicazioni sia al gruppo imprenditoriale che all'amministrazione, per dare delle indicazioni importanti. Non voglio parlare di delocalizzare l'attività imprenditoriale, perché quella è da capire, bisogna condividerla con l'attività, con la parte privata. Però è importante dare magari delle opportunità di innovazione sul sistema alimentare, che quello secondo me è l'area da poter perseguire. Sono stati sospesi gli scioperi del personale ferroviario di manovra di Savona, indetto dalle 21 di oggi alle 21 di domani, del personale di manutenzione e manovra della Liguria, in programma dalle 9 alle 17 sempre domani. I treni pertanto circoleranno regolarmente. La Regione, attraverso Union Camera, l'Unione delle Camere di Commercio Liguri, ha avviato due nuovi bandi a favore delle imprese. La presentazione avverrà domani a Savona e giovedì a Imperia. Vediamo. 2,8 milioni di euro per le imprese che vogliono unirsi in reti e distretti imprenditoriali. Le risorse sono messe a disposizione dalla Regione Liguria attraverso due bandi che saranno presentati domani alle 10 nella sede della Camera di Commercio di Savona e giovedì alle 10.30 in quella di Imperia. Il primo bando, creazione di reti e aggregazione di impresa, mette a disposizione 1 milione di euro per sostenere la competitività del sistema economico ligure, incentivando lo sviluppo delle aggregazioni stabili tra imprese che possono così mettere in rete le proprie capacità, competenze e risorse. Le domande dovranno essere presentate dal 15 aprile al 9 maggio. La Regione mette a disposizione anche 1,8 milioni di euro con il bando agevolazione a favore di aggregazioni tra aziende appartenenti a distretti produttivi con attività complementari e integrate a filiera. In questo caso le risorse andranno ad incentivare lo sviluppo del settore della nautica per il miglioramento delle infrastrutture e innovazioni ecosostenibili. Le domande per accedere a questo bando potranno essere presentate dal 25 marzo al 7 aprile. Prenderanno il via entro l'inizio dell'estate i lavori di ripristino della strada di collegamento fra Chiusanico e Torri in Valle Impero, chiusa al traffico a causa di una frana, lo ha confermato il sindaco di Chiusanico, Nicola Tallone. Vediamo.
Notizie importanti per il territorio della Valle Impero, soprattutto per il comune di Chiusanico. Sindaco Nicola Tallone, finalmente, forse ci siamo, sta per essere finanziata la ristrutturazione di questa strada che è franata con le piogge che collega Chiusanico a Toria, giusto? Sì, 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 la provinciale che collega Chiusanico a Toria è stata finanziata dalla regione, grazie appunto al presidente, l'ingegner Burlando e la sua giunta. Hanno finanziato insieme agli altri. Chiusanico era la quinta, diciamo, emergenza, comunque all'interno delle prime cinque emergenze sono stati già quindi deliberati i denari, è già stato approvato anche il progetto. L'assessore, il dottor Ceppi, mi ha recentemente comunicato appunto che il progetto è già stato interamente approvato. Quindi anche la provincia, diciamo. Anche la provincia, l'iter è già stato fatto, espletato interamente in regione, quasi interamente in provincia, rimane la parte amministrativa di approvazione e di appalto delle opere. E quindi si presume, insomma, che per maggio, forse giugno, mi diceva il dottor Ceppi, dovrebbe essere fatto l'appalto con la partenza dei lavori. E questa è sicuramente una notizia importante per noi. Ecco, forse giugno la partenza, quanto ci vorrà più o meno, si sa? Non lo so. La durata nei lavori non lo so, è un tempo tecnico, non mi è stato comunicato. Beh, speriamo che comunque, anche migliorando le giornate, si spera che si possa anche lavorare meglio. Si possa lavorare intensamente, sì. Però è già un gran risultato, perché c'era la paura che si dovesse aspettare chissà quanto solo per poterne parlare, no? Addirittura per cominciare. Era il nostro terrore, sì, 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 sì. E invece, insomma, le notizie al momento sono buone. Speriamo poi che l'esecuzione segua immediatamente. Gianni Berrino è ufficialmente il candidato sindaco di Sanremo alla guida delle liste di Forza Italia, Fratelli d'Italia e dei Sanremesi. L'attuale assessore allo sport ha infatti vinto le primarie che si sono svolte ieri con 1050 preferenze, pari al 60%, risultato il più votato fra i candidati. Al secondo posto Umberto Bellini con 455 voti, terzo Massimiliano Moroni 173, seguono poi Silvana Frontero 53 preferenze e Avery Mendelson con 10. Vediamo. Gianni Berrino vince le primarie per il centro-destra, insomma adesso per lei inizia una bella sfida. Adesso inizia una bella sfida, abbiamo scaldato i motori con un po' di campagna elettorale per le primarie, che sono state un grande successo, a parte il mio personale come numero di voti, ma è stato un grande successo per tutti i cittadini che ieri, nonostante il tempo, il traffico legato al Milano-Sanremo, si sono recati alle urne disseminate per la città. È stato bello questo, perché fa vedere che il cittadino, quando è chiamato direttamente, i sanremesi quando sono chiamati direttamente a poter scegliere, lo fanno con entusiasmo. E io sono felice che così gli elettori del centrodestra mi abbiano individuato come colui che guiderà la coalizione fino alle elezioni del 25 di maggio. Sono felice che Forza Italia, i sanremesi e Fratelli d'Italia, che poi il mio partito, abbiano fiducia in me. Mi riempie di responsabilità, dovremo andare a giocare una partita difficile, ma in cui non partiamo battuti sicuramente. Oltre 1000 preferenze, inoltre ha vinto su 2 frazioni, su 3, insomma, è soddisfatto di questo? Sì, sono soddisfatto, perché avere il 60% dei voti totali è più che una vittoria, anche se poi alla fine conta sempre il risultato, vince uno, però avere così tanta fiducia è indubbio, non bisogna nascondere che dà molta soddisfazione. Ad estato molto clamore a Bordighera a Sanremo la notizia delle dimissioni da parroco di Don Marco Gasciarino. L'ormai ex religioso, al termine della sua ultima messa celebrata ieri, ha infatti annunciato l'intenzione di spogliarsi degli abiti clericali. Alla base ci sarebbero motivi personali che ufficialmente non sono stati svelati. Marco Gasciarino, che ha 45 anni, prima di occuparsi della parrocchia di Bordighera, era stato per diversi anni alla concattedrale di San Siro a Sanremo, dove ancora oggi è molto noto. La cronaca: i carabinieri di Arma di Taggia, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno arrestato un 24enne accusato di coltivazione, produzione, traffico e uso di sostanze stupefacenti. Nella cantina della sua abitazione militare hanno infatti trovato 27 piante di cannabis indica riscaldate come in una serra attraverso una lampada alogena. Nel locale sono stati rinvenuti anche 2 bilancini elettronici di precisione, un apparecchio per tritare e sbriciolare le foglie essiccate, oltre a un vero e proprio manuale del coltivatore con foto di varie tipologie di piante di cannabis indica. Bene, ora per noi una breve pausa, poi altre notizie e servizi.
identità attraverso dei giovani. E proseguiamo con notizie. Doppia presentazione oggi dei progetti delle scuole di Imperia nell'ambito del concorso Bella Coppia promosso da Lega Coop Liguria con la collaborazione della Camera di Commercio Imperiese. Per il 2014 i protagonisti del futuro sono gli studenti dell'Istituto Ruffini, per il 2013 furono quelli del Liceo Scientifico Viesseux che oggi hanno presentato l'evoluzione della loro idea. Vediamo. Bellissimo il fatto che queste idee possano trovare forma, identità, attraverso dei giovani, attraverso il collegamento giovani, scuola, mondo imprenditoriale, cooperativo e Camera di Commercio. Credo che l'esperienza di Bella Coppia sia un'esperienza di idee che ha saputo trasformarsi in un qualcosa di concreto. Allora, quest'anno parliamo di Bella Coppia 2014, un'esperienza in cui il mondo della scuola avvia, attraverso il supporto del mondo cooperativo, avvia dei giovani a ragionare non solo di degli elementi teorici di un'impresa, di un'attività lavorativa, ma li avvia a ragionare su quello che concretamente dovrebbe essere un'impresa, un'attività lavorativa. Quest'anno perché siamo particolarmente soddisfatti? Siamo particolarmente soddisfatti perché nel 2013, attraverso un progetto Bella Coppia e un'idea che si chiamava e si chiama Giovani per la Scuola, da questa idea imprenditoriale molto interessante e intrigante che porta in un qualche modo un'idea di supporto agli studenti che in qualche modo frequentano le parti più, diciamo, le classi inferiori, un supporto da parte di altri ragazzi già più cresciuti, già più adulti, addirittura in alcuni casi anche diplomati. E questa idea di Bella Coppia 2013 si è trasformata prima in un'associazione e ci stiamo avviando a costituire una vera e propria impresa cooperativa. I 60 anni della stazione sciistica di Monesi sono stati celebrati in una cerimonia in cui sono state ricordate le prime discese grazie agli impianti di risalita dopo decenni di sci pionieristico, scusate, in cui si risaliva la montagna a piedi. Nell'occasione è stato anche messo a disposizione della stazione sciistica e della comunità locale un defibrillatore da parte della Proloco di Piaggia. Vediamo. Il sindaco Piero Pelassa, Monesi per voi è proprio dietro l'angolo, forse ancora più vicina, anzi sicuramente, che per gli amici di Triora, quindi c'è comunque il cuore anche qui. Vabbè, sicuramente territorialmente facciamo prima noi ad arrivare che loro a fare tutto il giro, sicuramente i confini sono molto vicini, ma come dimostrano queste manifestazioni, queste cose, i confini non esistono, perché la collaborazione con i comuni vicini è importantissima, in questo caso ancora di più per rilanciare un'altra nuova occasione, per rilanciare, per gridare con forza che Monesi deve andare avanti, deve crescere per il bene di tutta la valle, della Val Tanarello, della Valle Roscia, della Valle Argentina, perché è un indotto sicuramente prezioso, perché comunque le attività in questo posto stanno andando avanti e c'è voglia di continuare ad andare avanti e di crescere. La scuola sci funziona e quindi niente, questa è un'altra manifestazione, i 60 anni di Monesi, non per andare, ci saranno anche i ricordi e tutto quanto, ma non nella mancolina, ma anzi nella felicità di poter essere qui e di portare avanti il discorso di Monesi e sperare appunto in uno sviluppo sempre più grosso, specialmente con la nuova seggiovia che speriamo di riuscire ad arrivare, che si riesca ad arrivare a fare. E questo è molto importante, soprattutto la ricerca dei finanziamenti che mancano per arrivare fino in fondo e rilanciare sul serio questa stazione sciistica. Certo, qui c'è l'impegno di tutti, l'impegno dei comuni, delle amministrazioni che ci credono, che sono vicine, l'impegno anche della provincia e comunque la regione anche, quindi cioè, tutti stanno dando una mano.
Sono contento appunto di questa manifestazione oggi. Quest'anno è stata una grande stagione perché c'è stata tanta neve, speriamo che questa pioggia smetta e ci lasci sciare ancora per un po', e quindi niente, speriamo bene di riuscire a portare avanti appunto questo discorso di Molisi, che è veramente importante. Giornata di ricordi, revival per i 60 anni di Monesi. Marco Piana, il presidente della Proloco di Piaggia, e anche voi vi siete dati da fare per riscoprire la storia di questa Monesi, che è una storia poi non così antica, ma comunque molto molto partecipata da tante persone. Assolutamente sì, è stata un'idea che abbiamo avuto un paio di mesi fa, l'abbiamo portata avanti, abbiamo coinvolto gli amici, gli amministratori locali, tutti gli amici di Monesi, insomma, tutte le persone che si sono succedute in questi anni nel lavoro, nella frequentazione di questa località, e siamo stati tutti contentissimi di aderire a questa iniziativa e siamo contenti di essere arrivati qua oggi, ecco, diciamo. E tra l'altro dalla Proloco di Piaggia arriva anche un gesto importante, perché oggi metterete a disposizione un defibrillatore, il cosiddetto DAE, un defibrillatore semiautomatico che può rivelarsi un vero e proprio salvavita, quindi per queste zone distanti dalle strutture, diciamo, sanitarie della costa, è sicuramente molto importante. Esattamente, la zona ne era sprovvista, la stazione sciistica ne aveva bisogno, noi abbiamo colto la palla al balzo per dotare, diciamo, il territorio di questo defibrillatore, che nella stagione invernale verrà dislocato qua a Monesi, perché è il momento in cui la maggior concentrazione di gente durante il periodo invernale è qua a Monesi, ma durante tutto l'anno sarà a disposizione del territorio. Il 118 di Imperia è consapevole della posizione in cui è dislocato e quindi, insomma, saprà gestire eventuali, speriamo. Quindi ci sarà anche personale formato per impiegarlo. Esattamente sì, quindi, insomma, mi sembra un presidio fondamentale per il territorio. Domattina, a partire dalle 9.30, nell'acquario di Genova si terrà un convegno dal titolo Immersioni sicure in vasca e mare. Si tratta di un incontro di approfondimento sul tema della sicurezza delle attività subacquee. La giornata è stata organizzata dall'ARPAL in collaborazione con Costa Entertainment Acquario di Genova. Si è svolta in Valle Impero, su iniziativa dell'associazione Alecca, la presentazione del libro Extravirginità di Tom Müller, dedicata al mondo dell'olio d'oliva e delle possibili sofisticazioni. Presenta l'incontro anche il patron di Striscia la Notizia, Antonio Ricci. I protagonisti hanno fatto visita anche allo stabilimento dell'olio Raineri. Vediamo. Incontrare Tom Müller all'interno di un frantoio è un po' come andare con l'investigatore sul luogo del delitto, possiamo dire così, giusto? Visto questo libro che è andato a scavare, a denunciare anche quello che, diciamo, di poco vergine c'è nell'olio? Ma diciamo che entrare nel frantoio sicuramente per me è stato fondamentale per capire innanzitutto come si fa un olio buono e quando si può anche barare. Poi sentire i profumi del frantoio bene o male e guardare soprattutto negli occhi il frantoiano è il modo migliore per capire di cosa si tratta. Ecco, un libro denuncia, che però non vuol dire che l'extravergine d'oliva non esiste, vuol dire semplicemente di fare attenzione, perché ahimè, come anche in tanti altri prodotti alimentari, c'è chi bar. Esattamente, io devo dire che il mio libro è 60%, 70% sulle persone per bene che fanno l'olio strepitoso, sono degli artisti in frantoio, e gli altri 30% che in un certo senso gli creano problemi, gli fanno la vita difficile. Quindi per me l'olio buono è il centro del discorso e quell'altro è solo l'ombra dietro. Allora, insomma, non un libro che parla male dell'olio, come magari qualcheduno lo potrebbe liquidare velocemente, tutt'altro, un libro che vuole far riflettere. Tutt'altro, un mio lettore mi ha detto: questo è un atto d'amore per l'Italia, e secondo me è così, perché l'olio è un prodotto simbolo dell'Italia, e io nel mio libro faccio vedere che ne so qualcosa, ma che sono profondamente innamorato anche del prodotto e anche del paese. È sempre un piacere incontrare Antonio Ricci, mi permetto di dire l'amico Antonio Ricci, che è amico anche e soprattutto di questo territorio che ti lega tantissimo, perché quando poi una scappata qui... Sì, io ho appena... perché sono nel mio brodo, allora quando uno è nel suo brodo, in questo caso sono nell'olio, e io ci sto bene come un carciofino dal Benga sott'olio.
qui è proprio un tripudio, una festa di produzione tipica. Oggi tra l'altro con uno scrittore che ha fatto anche un po' di denuncia su quello che è l'olio meno extravergine, meno extra e meno vergine, possiamo dire. Eh sì, questo è un problema grosso, anche noi con Striscia siamo sempre sulle sofisticazioni alimentari, abbiamo visto anche tutto quello che viene spacciato come Made in Italy all'estero, ma anche e soprattutto c'è tanto Made in Italy che non è Made in Italy. In Italia. E questo ci impone a questo punto di stare sulle barricate, di difendere un po' quello che è produzione e territorio, di difendere le nostre zone, questi oliveti, quelli veri, non quelli di plastica. E beh, bisogna sempre stare in difesa. D'altra parte l'ulivo è proprio una coltivazione da difesa, nasce sulle fasce che sono già dei bastioni armati, sono già una difesa, è tutta terra presa, rubata alla montagna, in difesa, lì si coltiva e lì non è una cosa semplice, è una cosa faticosa, una cosa che va via in tre pietre e cade giù tutto, per cui sappiamo che la spremitura è solo l'ultimo atto di una cultura millenaria che va tutelata, perché noi andiamo anche noi un po' annate come le olive, no? Non è detto che sempre ce ne sia, però quando c'è bisogna farlo e farlo bene. Grazie, allora un arrivederci, speriamo a presto, per noi è sempre con piacere. Vi volevo parlare ancora un'ora e mezza di qualcosa. Va bene, allora andiamo avanti. Vi volevo parlare del pigato, vi volevo parlare... Magari meglio se ce la diamo bere un bicchierino di pigato. Del basilico, volevo parlare di tante altre cose, però vi rimando al 150 videocassette che produrremo con Imperia TV su tutte le eccellenze del territorio ligure. Potremmo farlo sul serio una volta, sarebbe bello. No, sarebbe bello, sì. Ciao, se vediamo. Sempre simpatico Antonio Ricci. Si è svolta a Valle Crosia, presso Palazzo Comunale, l'Assemblea regionale del Proloco Ligure, l'iniziativa che ha visto la partecipazione anche dell'assessore alla formazione e al bilancio della Regione, Pippo Rossetti. Hanno presenziato il Presidente dell'Unione Nazionale Proloco Italiana e i dirigenti delle Proloco Liguri. E ora, verso la conclusione, andiamo a incontrare un'ultra centenaria. Si tratta di Giuseppina Pastorelli, che a Ponte d'Assio ha festeggiato con parenti e amici il compimento dei suoi 101 anni, portati oltretutto splendidamente. Guardate. Per me è un giorno importante. Tutti i parenti, gli amici che mi vogliono bene. È una grande soddisfazione di essere raggiunta a questa età. Una bella giornata, insomma. Bella giornata a questa età, e direi anche bene. Io direi benissimo. Insomma, certo, a camminare sono accompagnata perché non tengo ancora tanto l'equilibrio. Comunque sono fuori del letto, va bene così, mi accontento. Ah, lo credo, caspita. Ma quanti ricordi ci sono in 101 anni? Ma tanti ricordi, ma davvero. Ricordo il bene e il male, ma non ho dimenticato niente. C'ho la memoria ferrea. Quando sono seduta dal giro, io ricordo ancora i tempi di 5 anni di guerra e quello che abbiamo passato. Ricordo tutto. Forse il ricordo più brutto è proprio quello lì. Sì, ricordi un po' tristi, ma anche belli. E ricordando il passato, perché ho visto che del bello, sono vissuta in una famiglia tanto affettuosa, non solo i genitori, ma le sorelle, la famiglia, tutti. E questa è una grande consolazione, che adesso ci penso e dico che begli anni che sono passati. La nostra famiglia era una famiglia tanto unita e ci volevamo bene. E questa è la prima ricchezza della vita, quando i familiari vanno d'accordo e che si vogliono bene, vero? Questo sicuramente, penso è che vero. Sia anzi un messaggio importante da dare a chi ci ascolta, proprio sì. Il segreto forse è quello lì. Sì, sì. Di andare d'accordo in famiglia. Bravo, è la prima ricchezza.
e questa l'ho avuta. E allora sono felice. Grazie, grazie per averci ricevuto in questa giornata di festa. Noi siamo felici di averla conosciuta, di farle gli auguri. Grazie. E di trovarla anche così bene, veramente. Siamo un po' invidiosi, un pochino. Sì. E io sono tanto felice di essere così ben ricordata dai parenti, dagli amici, da tutti. E questa è per me una grande soddisfazione, tanto. È incolmabile la mia soddisfazione. Fantastica, che dire, non ci sono altri termini. Allora, fra poco l'autostrada dei fiori, poi il quadro meteo. Questi cantieri sulla A10 nel tratto di competenza Savona, confine di Stato, che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 24 a domenica 30 marzo. In direzione Francia carreggiata nord non si trova nessun cantiere. In direzione Genova carreggiata sud, tra Armeditaggio ed Imperia Ovest, si incontra una riduzione di carreggiata da 2 ad 1 corsia per il ripristino dei cordoli al viadotto San Lorenzo. Da lunedì a venerdì solo diurno. Tra Feline e Spotorno c'è una riduzione della carreggiata da 2 ad 1 corsia per adeguamento delle barriere di sicurezza. Da lunedì a venerdì anche notturno. Ed eccoci al quadro meteo elaborato da Arpal Meteo Liguria. Domani martedì 25 marzo al mattino tempo fresco ancora soleggiato, dalle ore centrali condizioni di spiccata variabilità daranno origine a locali piovaschi o rovesci al più di moderata intensità che potranno svilupparsi su tutto il territorio, umidità solo a valori medio-bassi in aumento, venti al mattino fra deboli e moderati settentrionali in rotazione dalle ore centrali dai quadranti meridionali, mare mosso, localmente molto mosso. Dopodomani, mercoledì 26 marzo, proseguono le condizioni di variabilità sulla regione, copertura nuvolosa cangiante in tutta la regione con moderato rischio di piovaschi, umidità su valori medio-alti, venti deboli o localmente moderati in rinforzo dei quadranti settentrionali, mare in calo sulla fascia costiera tra mosso e poco mosso. Bene, è tutto per questa edizione, un grazie per il vostro cordiale ascolto, Andrea Pomatti dallo staff di Imperia TV, un arrivederci a presto, buona serata.